oggi la vedo un po' dura perché purtroppo la nebbia arriva sempre in cima, mi chiude, e se vado su con un carico e si chiude devo tornare giù col carico perché non posso avvicinarmi alla montagna se è chiusa nella nebbia. È una montagna alta 3300 metri, quindi hai sempre da combattere col vento e con la nebbia. Oggi poi in particolare c'è la nebbia che chiude e apre, quindi dobbiamo vedere se riusciamo a farlo. Bibite, acqua, birra, minerale, naturale, tè, minestrone, succo di mela, biscotti, Gatorade, Radler, vino rosso, vino bianco, perfetto! Andiamo? Sì. Qui siamo sulla vetta più alta delle Dolomiti, tutto è un po' più difficile, complicato, in particolare l'approvvigionamento. Una volta veniva fatto con un portatore, adesso invece si utilizza l'elicottero principalmente. Dobbiamo portare l'acqua potabile, la legna per scaldare il rifugio, poi dopo ci sono logicamente tutte le merci di consumo. Per gli alimentari freschi, invece, quelli purtroppo il gestore deve scendere a valle e portarseli a spalla una volta ogni 2-3 giorni. Quello che dimentichi te lo porti a spalla, non ci sono santi. Ciao amico, ci vediamo a settembre. A settembre, dirti. Dirò io. Ecco qua.